Occorre una de-escalation il prima possibile. Di fronte alla ripresa di massicci attacchi russi sull'Ucraina, Pechino fa sentire la sua voce, auspicando la ripresa del dialogo tra le parti in conflitto e il rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i paesi. Parole che potrebbero avere un peso su Mosca se vengono dal principale alleato, che ora non nasconde legittime preoccupazioni in materia di sicurezza internazionale. Questione su cui hanno concordato il cancelliere tedesco Scholz e il presidente americano Biden in un colloquio telefonico, definendo irresponsabili le minacce nucleari di Putin, il quale però non va chiuso in un angolo, ma occorre trovare una via d'uscita da proporgli. Questa sarebbe la strategia su cui è al lavoro la Casa Bianca, magari con l'aiuto dell'UE, il cui alto rappresentante per la politica estera, Borrell, ha oggi ribadito l'importanza degli attuali stretti legami con Washington, mentre la presidente della Commissione von der Leyen si scaglia contro i crimini di guerra russi in Ucraina per chiedere un tribunale internazionale che porti i responsabili davanti alla giustizia.